Wadan al Maghrib. Allora, arrivederci Marocco. È finito il sogno anche del Marocco, dopo quello della Croazia, dopo quelli del Giappone, degli Stati Uniti, Australia e via dicendo. E alla fine, ma abbiamo visto come vediamo, alla fine quando si arriva in fondo sono sempre quelle, ovvero quando c'è da fare sul serio ci sono qualità che alcune squadre hanno e altre purtroppo ancora no. Comunque, innanzitutto vedete questa. Voi dite che c'entra? C'entra perché in onore, così non tifo Francia, però in onore del nostro Giroud e del nostro Theo, protagonista questa sera con la rete, mi metto questa qui, per onorarli, non la Francia, ma loro, punto, perché la Francia io non la tifavo, ok? Allora, il discorso è che questo Marocco ormai, come se potete sentire, siamo 20 minuti di recupero, 2-0, fino all'1-0 è sempre stata una partita, anzi, un Marocco che devo dire, che devo dire? Secondo me, da una parte, la Francia ha avuto dalla sua il fatto di avere, prima di tutto, attaccanti, che il Marocco non ha, attaccanti di ruolo come Giroud, uno come Mbappé. E poi ha avuto anche la fortuna, e diciamo tramite l'unico vero primo errore del Marocco, di trovare la prima rete con Theo Hernandez, e da lì diciamo che si è messa in un binario giusto per i transalpini, per i galletti. Mentre loro, i marocchini, hanno provato in tutti i modi, e mi sono piaciuti tanto perché si erano verticalizzato, giocavano orizzontale, si sovrapponevano, raddoppiavano, triplicavano, sempre per andare a cercare il pallone, per conquistarlo. Ogni tanto anche Rudy, ma il calcio è questo. Marocco che secondo me ha giocato molto meglio, molto più, ha messo molto più agonismo, senza nulla togliere alla Francia. Però purtroppo siamo lì, gira di gira, gira di giri, ma se non hai davanti, come un po' la Croazia, non hai gente che te la prende, te la butta dentro o che ti mette in condizione di fare azioni pericolose, non vai da nessuna parte. A un certo punto ti devi fermare, è normale. Contro squadre più attrezzate in tutti i reparti. Non è bastato Ziyech, non è bastato Hakimi, non è bastato un grande Amrabat. E mano a mano, poi al continuo della partita, è andata a scendere e poi la Francia ha trovato il 2-0. Gran giocata di Mbappé con deviazione, Moassili, come si chiama, si è trovato lì, l'ha fatta e lì è finito tutto. Mai saltati i ranghi, mi sembra che ancora non è finita. Comunque ci siamo agli sgoccioli. Deve essere stata un'occasione per il Marocco, ma niente di fatto, da quello che ho sentito. E niente, il Marocco mi è piaciuto tanto. Mi dicevano difensivista, difensivista. Invece poi dopo, e considerato che gli mancavano due difensori centrali titolari, colonne portanti, una squalificata, mi sembra fortunata, e l'altro ci ha provato di Assil, ma è dovuto essere sostituito perché non ce l'ha fatta, però ci ha provato, e mancandogli anche quelle colonne portanti dietro, insomma vuol dire tanto, tanto di cappello, tanto complimenti a questo Marocco. Per quanto riguarda la Francia, è poco centrare il bis della Coppa del Mondo, no, Rimè, perché noi abbiamo vinto la Coppa del Mondo 2 volte di fila, ma era la Coppa Rimè. Quando si tratta della Coppa del Mondo, quella attuale, nessuno. Loro possono fare questa doppietta storica, essere la prima nazionale a vincerla 2 volte di seguito, però la vanno di fronte all'Argentina, trainata da Messi, il dio del calcio, da quello che dicono, del calcio attuale degli ultimi 10, 15, 20 anni. Staremo a vedere, sarà Nanetto, Adani contro tutta la Francia, tutti i galletti transalpini, e vediamo cosa succederà. Comunque, è finita. Tanto di cappello il Marocco, complimenti a Marocco per questa bellissima favola. Ancora non, queste nazionali non sono competitive come dovrebbero essere. Piano piano penso che ci arriveranno con programmazione, con serietà, o quello che insomma ci vuole a delle leghe nazionali che servono. Sono movimenti che crescono, come ho detto nei video passati, e niente. Francia-Marocco 2-0, e qui la Francia riesce a restare a galla sulle dune del Salem, vabbè, comunque, salam a tutti, ci vediamo, Argentina-Francia, mega ultra finale al Qatar 2022, che vinca il migliore, ciao!